Dicevano: stai tranquillo, sei solo informato dei fatti, un testimone. Poi alla fine, una mattina, mi mettono le manette, mi portano in carcere. Quindi ho sempre timore a parlare, anche oggi, e ne avrò sempre. Il 18 giugno 2021, Carmine Belli, carrozziere, fa ritorno in aula al tribunale per narrare gli eventi che ha vissuto il 1 giugno del 2021 a Fontana Liri, un piccolo paese situato a pochi chilometri da Arce, dove abitava Serena Mollicone. Quel giorno, la giovane di 18 anni scomparve misteriosamente. 48 ore dopo, il suo corpo senza vita fu trovato nel bosco di Fontecupa, a 8 chilometri di distanza da Arce. Carmine Belli venne a conoscenza della scomparsa di Serena il 2 giugno tramite sua nipote e immediatamente si recò dai carabinieri per comunicare quello che sapeva. Io l'ho vista verso le 9:45, era al bar Chioppetelle, l'ho vista piangere, litigava con un ragazzo. A distanza di 22 anni, rimane ancora un mistero il motivo per cui Belli, testimone iniziale, sia diventato il principale accusato. Nel 2003 venne arrestato con l'accusa di aver ucciso Serena, trascorrendo 17 lunghi mesi in carcere, innocente, come dimostrato dall'assoluzione da ogni accusa. Tuttavia, con il processo d'appello in corso per l'omicidio della giovane, la sua storia ritorna in primo piano. Serena non ha ancora ottenuto giustizia e le testimonianze di Belli potrebbero finalmente contribuire a questo. Il primo processo si è concluso il 15 giugno scorso con l'assoluzione di tutti e 5 gli imputati. L'ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, suo figlio Marco e sua moglie Anna Maria erano accusati di omicidio in concorso. Accanto a loro comparivano il sottufficiale Vincenzo Quatrale, accusato di concorso in omicidio e istigazione al suicidio del collega Santino Tuzzi, e il carabiniere Francesco Suprano, accusato di favoreggiamento. Ora tutti e 5 sono di nuovo imputati dinanzi alla Corte d'Appello, e tra i testimoni convocati figura il carrozziere Carmine Belli, la cui vita è stata devastata da questa vicenda. Nel corso del 2021 ha fornito un dettagliato resoconto dinanzi ai giudici di primo grado. È emerso con chiarezza che, nonostante il passare del tempo e le condizioni dettate dalla paura, la sua testimonianza rimane estremamente rilevante. Non solo fu formalizzata in un verbale, ma addirittura venne utilizzata contro di lui, trasformandolo da testimone ad accusato. Per quale motivo? Quel 2 giugno 2001, Belli si recò dai carabinieri. Ecco cosa disse. Mi sembra che sta ragazza l'avevo vista venerdì mattina, ad Isola, di fronte al bar Chioppetelle. Io e un mio collega eravamo andati a Isola Liri a comprare la vernice e nel tornare lui guidava. Io notai una ragazza davanti al bar Chioppetelle. Notai una ragazza che stava piangendo. E difatti io dissi: guarda, c'è una ragazza che piange. È stato un momento perché dopo non si vedeva più niente. Di fronte a lui si trovava il maresciallo Franco Mottola. Ma perché non fu redatto un verbale considerando che Serena non era stata ancora trovata? Non era cruciale la testimonianza di qualcuno che potrebbe essere stato uno degli ultimi a vederla viva? Successivamente, il 6 giugno, dopo il ritrovamento del corpo di Serena, Belli venne nuovamente interrogato dai carabinieri e finalmente fu redatto un verbale. Nel 2002, la polizia lo richiamò per ulteriori chiarimenti. Affermò di aver visto un ragazzo con Serena, descrivendolo come un giovane con capelli diritti diritti mesciati nella parte superiore, biondo. Belli raccontò di aver visto il ragazzo spingere Serena e afferrarla per il braccio. Ora, secondo l'accusa, quel giovane sarebbe Marco Mottola, il figlio del maresciallo. Ma all'epoca fu proprio Carmine Belli a trovarsi nei guai. Le autorità perquisirono la sua casa, quella dei suoi genitori e l'officina, dove trovarono persino del nastro adesivo simile a quello utilizzato per legare braccia, gambe e testa di Serena. Oggi, invece, sembra che qualcuno abbia approfittato della sua ingenuità e limitata istruzione, aveva ottenuto la licenza media donando un agnello a un professore, per incolparlo ingiustamente, nonostante non avesse alcuna connessione con l'omicidio. Attualmente emergono dettagli che indicano che Marco Mottola aveva i capelli biondi il giorno dell'omicidio, poi li tagliò in tempo per il funerale della ragazza.
Questa testimonianza è stata confermata dal parrucchiere che effettuò e poi rimosse le mesh, ma non è stata inclusa nel processo di primo grado. Sarà presa in considerazione durante l'appello? La ricostruzione dell'omicidio della studentessa sembra ritornare al 1 giugno. Un testimone l'ha vista alle 9:30 mentre faceva autostop da Isola Liri, diretta ad Arce dopo una visita dentistica. Alle 9:45 era di fronte al bar Chioppetelle a litigare con un giovane biondo. Era Marco Mottola. Infine, la testimonianza del brigadiere Santino Tuzzi, morto suicida, affermava di averla vista intorno alle 11 entrare in caserma. Tuzzi era di guardia e non l'ha mai vista uscire.